Mi ha preceduto perché ovviamente mi ha dato una serie di spunti anche piuttosto pratici su cui, di cui parlare. E, la mia sarà una presentazione piuttosto tecnica, ma insieme cercheremo di trarre quello che di pratico serve a voi come popolazione. Si parla di resilienza, avete mai sentito parlare di questa parola? Posso avere le slide? Resilienza, cosa vuol dire? La resilienza è una proprietà dei metalli. È una proprietà dei metalli, alcuni metalli una volta modificati nella loro struttura poi tornano alla situazione iniziale. Quanti di voi sono tornati alla situazione iniziale dopo un evento come quello che avete subito, come quello che ho subito anch'io dopo un evento sismico? Quanti? Nessuno. Nessuno è tornato alla situazione di prima e questo è quello che è accaduto anche a noi, alla popolazione aquilana. Si parla di resilienza, cioè di riorganizzazione della propria vita, del proprio processo di vita, della propria qualità della vita, della propria gestione economica, sociale, gestione anche relazionale. Però prima di parlare di resilienza si deve parlare di soddisfazione per la propria qualità della vita. Che cos'è la soddisfazione? La soddisfazione è un insieme di cose che noi vogliamo per noi stessi, su cui siamo consapevoli e che in qualche modo ci aiutano a continuare a vivere. Sono passati 5 anni per voi dopo l'evento sismico, per noi di più, 5 mesi scusate, per noi 3 anni, eppure ancora dopo 3 anni il problema della soddisfazione all'Aquila è ancora molto pregnante. Però, ecco, soddisfazione, vi dicevo, è la percezione di essere agente attivo della propria ripresa, agente protagonista della propria ripresa, percezione del controllo delle situazioni, del sostegno non solo familiare, ma dell'amministrazione. Ho visto c'era un assessore che adesso è andato via, ma sarebbe stato interessante per le informazioni che avrei potuto dargli rispetto a quello che è poi la percezione anche legata al lavoro delle amministrazioni locali. Soddisfazione comprende varie dimensioni, vita personale, servizi territoriali, questo è il presidente un po' deformato della nostra regione, questo è il nostro sindaco, qualità della vita, quindi salute psichica, soddisfazione tra quello che c'è nella vita attuale e il confronto con la nostra vita passata. Per passato chiaramente intendo pre-sisma. E le relazioni sociali sono fondamentali per mantenere una soddisfazione per la propria qualità della vita. Cosa sono le relazioni sociali? Sono i rapporti, le amicizie, continuare a uscire la sera, continuare ad avere una vita sociale soddisfacente, amichetti dei figli, ancora cene, ancora feste. Beh, all'Aquila questo è stato molto difficile, non abbiamo ancora un centro storico, un luogo di aggregazione sociale, un posto dove i ragazzi possono andare. Immaginate che c'è una strada in questo momento che raccoglie una serie di locali contenuti in alcuni container e quindi i ragazzi stanno sulla strada. Ed è abbastanza triste vederli quando passiamo il sabato sera, che te li metti anche sotto se non stai attento, perché magari alcuni di loro bevono. Dicevo prima, c'è un incremento, sono alcuni dati dell'osservatorio epidemiologico post-sisma che riportano un incremento nella popolazione dell'abuso di alcol. Non sono stati divulgati ancora questi dati, sono ancora in via di raccolta, però sono appunto, noi li abbiamo, ne abbiamo avuto accesso e devo dire che il problema dell'aggregazione sociale, dei rapporti interpersonali è un problema veramente grave, molto serio, proprio perché non c'è più neanche il fulcro di una città, cioè il cosiddetto centro storico. L'Aquila si è sviluppata adesso attraverso le map e le new town, poi le vedremo anche, e ha perso la sua identità di città, che è una cosa un po' diversa da quello che succede qui, no? Ci sono tanti paesini, ci sono ovviamente danni e ovviamente anche qui si percepisce un po' la disaggregazione, ma immaginate cosa vuol dire vivere in una città grande che non ha più un centro storico, non ha più un centro, non ha più un posto, un luogo di ritrovo per le persone. Resilienza e soddisfazione. Vado veloce perché voglio lasciarvi delle informazioni pratiche.
cosa vuol dire resilienza? Vuol dire anche appunto comprensione dei rapporti con gli altri. Vuol dire cognizione sociale, vuol dire sapere che in qualche modo gli altri la pensano come noi, che capiscano il nostro dolore, che in qualche modo sono e condividono le emozioni che noi proviamo, le emozioni che sono tante, la paura, l'angoscia, il fatto di volere quello che avevamo prima. E tutto questo fa aggregazione, perché io capisco che la persona che mi sta di fronte in qualche modo capisce il mio dolore, perché vuole quello che voglio io. Quindi la resilienza, cioè il recupero della situazione iniziale, il ritorno al mio stato antecedente, è legato, è vero sì, all'evento negativo, alla valutazione dell'evento sicuramente, alla risposta all'evento. Io reagisco con tutte quelle informazioni che ci ha dato prima la collega che mi ha preceduto, reagisco tentando di mettere in atto una serie di strategie. Anch'io ho chiamato l'ingegnere strutturista, due ne ho chiamati per venirmi a vedere la mia casa, per vedere se potevo rientrare. Nonostante quello avevo paura a dormire in casa, ho comprato un camper, l'ho messo fuori casa. Vi parlo da cittadina aquilana, che non ha perso la casa, che ha avuto una sola crepa io ho avuto in casa mia, ma nonostante quello io avevo paura, nonostante l'ingegnere strutturista, nonostante la sicurezza della mia, nonostante avevo di fronte, vi racconto, casa mia, un vecchio convento che stiamo ristrutturando, fatto di pietra, non è caduta una sola pietra, eppure io avevo paura a dormire dentro casa. Quindi quando ero dentro casa avevo organizzato un percorso di fuga dalla mia porta finestra che dà sul giardino e facilitato l'accesso per mio figlio che ha 3 anni. Insomma, vi dico, è difficile, ma se parlate con qualcuno, se io vi l'avessi detto e voi non aveste avuto il sisma, avreste detto, ma è pazza, adesso mi capite. Questa è cognizione sociale, è condivisione dei pensieri. Voi leggete nella mia mente quello che io provo, senza che io ve lo dico. L'avete vissuto. Sapete che la notte per dormire, per andare in bagno, è meglio il camper che un bagno di 20 metri quadrati. Meglio il camper. Dormire, meglio il letto del camper piuttosto che una camera da letto con i cosi soffitti magari intonacati, no? Ok. Certo. Esattamente. Io vi dicevo alla collega, alla persona che mi è venuta a prendere stamattina, che facevo lezione prima del sisma in un locale molto antico, all'Aquila, dei palazzi molto antichi, molto bello, che aveva un ballatoio. E mi ricordo che qualche giorno prima c'erano in 200 studenti su questo ballatoio. Dicevo, ragazzi, dovete scendere perché è pericoloso di per sé. Se fosse successo quello che è successo di notte, altro che 308 vittime. E quindi il flashback continuo di quello che sarebbe successo in una situazione di vita normale, quotidiana, su cui avevamo riso, quando magari dopo le prime scosse della prima settimana, della settimana antecedente, la mia collega preside delle scienze della formazione era scappata in strada e noi abbiamo detto, dai, non, che paura c'hai? Ho paura, mi sono caduti i calcinacci sul... Io lì dentro non ci torno più, quindi flashback di aver deriso magari una persona pensando... Tutte informazioni che si sommano in quei tasselli che ci bloccano nel processo di resilienza, nel processo di recupero, del ritorno alla vita precedente. Quindi la ricostruzione di questo percorso di vita personale che noi in 3 anni stiamo cercando di fare piuttosto faticosamente è legato appunto alla percezione degli altri, alla cognizione sociale, al livello di soddisfazione per quello che in qualche modo adesso l'amministrazione o anche il servizio territoriale ci può dare. Quindi cognizione sociale, perché è cruciale stare in mezzo ad altri che ci capiscano, che condividano le nostre emozioni. Che cos'è la cognizione sociale? Vado veloce, e capire cosa pensano gli altri, cosa provano gli altri,
riconoscere anche le regole, sapere che gli altri condividono le nostre regole, il nostro sistema di vita, sapere che all'Aquila il sabato e la domenica non vanno via tutti, che d'estate non ci sta più nessuno, che sono, hanno acquistato case sul territorio, sulla costa, tutti quanti, perché è impossibile vivere in un ambiente sociale devastato e appunto dove non c'è più la possibilità di portare mio figlio. Le prime volte che io mi spostavo di città mi diceva: mamma, ma qua si può andare in giro senza la mano, che bello, è un posto dove posso... Lui non aveva mai visto da solo, cioè era piccolo, quindi camminare dopo un anno in un centro storico senza le macchine, cioè, oh, che bella questa città, posso andare in giro senza che mi dai la mano, mi diceva. Ed è una cosa assolutamente per me angosciante, pensare che mio figlio dovesse vivere in una città che era, di fatto si era trasformata in una strada che girava intorno a un centro storico. E sono tutte cose, come ripeto, che non capireste se non aveste vissuto anche voi questo dramma. Sembra strano, no? Dire: mamma, vado senza la mano, mi sembra una cosa bellissima questa. Eppure non è una cosa così normale, che magari qualunque bambino sa che la domenica si esce in centro, no? Si va a messa, si esce in centro. Per noi questo non era più possibile, perché la chiesa era diventata un container, o la chiesa non era più in un paesino o in un posto dove si poteva poi fare la passeggiata fino al bar a prendere la torta. Questo non accadeva più. Se io mi sono spostata e sono andata, la domenica vado in un'altra città che non è l'Aquila per far vivere a mio figlio questa normalità, che altrimenti all'Aquila non vivrebbe. Che cosa abbiamo fatto per indagare un po' la resilienza? Parliamo di alcuni dati, vediamo un po' che cosa succede nella popolazione aquilana. In questo studio, in questo primo studio, abbiamo usato 2010 soggetti di tutta la regione Abruzzo. Siamo andati a vedere, 1672 era il campione abruzzese, più alcune altre regioni che non avevano subito il sisma. Siamo andati a vedere che cosa succede nella soddisfazione di queste persone. Questi un po' sono i partecipanti, distribuiti per età, sesso, anche tipo di occupazione e professione. Abbiamo voluto studiare la soddisfazione per la qualità della vita e il profilo sociodemografico. Questo è il questionario che abbiamo inviato nelle case, insomma, alle famiglie che erano nelle new town, nelle mappe, insomma chiedevamo un po' se erano soddisfatti dei servizi, se si sentivano soddisfatti di quello che aveva svolto l'amministrazione provinciale, regionale, il comune. E un'altra scala che ci ha permesso di capire se in qualche modo le persone erano in grado di comprendere la grandezza di un evento tragico come quello che è accaduto, no? La scarsa informazione prima, il fatto che si perde tutto e che non c'è, cioè l'ineluttabilità di un evento così tragico. Poi anche se è in grado, davanti a un senso di devastazione, di angoscia, di tirare su, di tirare fuori, di trovare internamente delle risorse che permettano a loro in qualche modo di fronteggiare, si chiama coping, gestire, fronteggiare, cercare di trovare internamente la forza di bloccare l'angoscia e di diventare attivi, soggetti attivi della propria ripresa, del proprio recupero. E poi in qualche modo come interpretavano l'esperienza accaduta e come in qualche modo la capivano, per passare anche informazioni, parlare in questo momento, per esempio, con un aquilano, che non sono io magari che vengo a spiegarvi delle cose, fa bene, ve lo posso garantire, vi fa bene, perché vi fa capire cosa, perché agli esseri umani fa bene avere in qualche modo l'interfaccia con qualcuno che ha già subito un dolore come il nostro, quindi sapere a cosa andiamo incontro è rassicurante, in qualche modo ci aiuta a capire, ad andare avanti, no? A una sorta di... Cioè, ecco, è successo, io forse così posso vedere cosa mi capiterà. E abbiamo chiesto questo alle persone, che cosa, in qualche modo, come loro mettevano in un contesto coerente, quindi come diventavano appunto resilienti. I risultati sono stati sottoposti ad un'analisi molto complessa, non vi spaventate di questi dati. Quello che voglio farvi vedere è una cosa molto semplice. La soddisfazione personale, vedete, è data tra
quello che le persone dicono: sentite, io me li sono fatti di nuovo dei progetti di vita, me li sono fatti, voglio pensare alle cose piacevoli, ho la vita sentimentale, il rapporto con la mia famiglia che mi soddisfa, quindi forse per me la prima cosa è quella. Poi ci hanno detto, però sapete cos'è che mi serve tanto a me? Mi serve che l'amministrazione regionale, le amministrazioni facciano qualcosa per me, cioè che mi aiutino in questo processo di ricostruzione e che in qualche modo mi rendano partecipe, perché se io capisco che c'è un'interfaccia col governo centrale che mi stimola a fare meglio, allora anch'io divento più sano, giudico la mia qualità della vita migliore e cerco di allontanare da me, vedete sono più bassi, un po' le cose che mi, che ne so, chiacchierare, sigarette. Il sindaco è visto un po', l'amministrazione comunale ha un po' un ruolo strano, perché? Secondo voi perché? Conta di più l'interesse per la regione, in questo caso poi per noi c'era un dato ancora un po' diverso, perché secondo voi? Se il presidente della regione vi dice guardate ragazzi io ce la faccio, vi aiuto, e se ve lo dice il sindaco, vi fidate più del sindaco o del presidente della regione? È quello che mi dicevano. Però ecco, immaginate che la regione forse è vista come un organo più elevato di interfaccia con il governo centrale. Il sindaco è visto più come un elemento più territoriale, più vicino a noi. Dice sì, vabbè, è un buon uomo, però che può fare se poi sopra lo bloccano? Questa è la spiegazione che mi hanno dato i cittadini quando hanno riempito il questionario. E quindi cosa gli potremmo dire a un'ipotetica città futura che subisce un evento come questo? Cosa potremmo lasciare di questi dati noi, ma anche voi? La regione comunichi bene quello che sta facendo ai cittadini, comunichi in maniera adeguata, corretta, perché gli dà la spinta. Poi la rinascita passa attraverso il singolo individuo, non soltanto dalle amministrazioni. Se l'amministrazione ti dà un input, se tu non ci stai col cuore, con la pancia, con l'animo, ad avere voglia di farcela, mio marito fa il dentista, a giugno ha fatto il carpentiere, il muratore, l'elettricista, si è ricostruito lo studio. Avevamo avuto il sisma ad aprile, però vi posso assicurare che a maggio mi diceva guarda devo cambiare lavoro. Dove vuoi che venga più la gente così a curarsi i denti? Figuriamoci. Resilienza, strategie di coping, fronteggiamento dell'angoscia. Questo è qualcosa che però deriva dalla forza individuale, ma che non solo noi da soli troviamo, che dobbiamo cercare anche dalle istituzioni che ci amministrano, no? Andiamo avanti sulle altre informazioni. Vi dico soltanto che la soddisfazione e la capacità di emozioni, di emozionarci, la capacità di capire gli altri, sono strettamente correlate. Lo sono fortemente. Se noi siamo soddisfatti di ciò che ci circonda e capiamo, solo se abbiamo anche una coesione sociale, emozionale con l'ambiente circostante. Però è innegabile pensare che chi è presente durante un sisma subisce il cosiddetto disturbo post-traumatico da stress. I sintomi li elencati prima la collega che mi ha magistralmente preceduto. È un disturbo psicologico-psichiatrico con dei sintomi ben precisi. Durata dei sintomi un mese. Anche qui bisognerà rivedere un po' tutta questa... Da noi ancora dopo 3 anni... cosa insomma, paura, orrore, evitamento, derealizzazione, insomma non durano un mese, ve lo posso garantire. C'è stata una scossa la settimana scorsa, io ero a letto all'Aquila di 2 qualcosa, e vi posso assicurare che la mia reazione, che poi adesso quando è accaduto mio figlio era piccolino, per cui l'ho sollevato e sono scappata, adesso che invece è grande, è un gigante, non riuscivo a l'istinto è stato di prenderlo e di provare a uscire, ma dove vado? Insomma, adesso. Però questa è la reazione, e c'è dopo 3 anni. Noi, e non solo io, vi posso assicurare, molte persone che conosco si sono svegliate per 2 anni circa alle 3:32.
alle 3:32 in punto, io guardavo l'ora e dico no. Anche quando dormivo al mare, anche quando dormivo in situazioni più tranquille di vita. E questa esperienza comune, condivisione e cognizione sociale, se non l'aveste vissuta, non lo... direste impossibile, come si fa a svegliarsi alle 3:32 per 2 anni tutte le notti? E invece si può, anzi accade, ed è un'esperienza comune di caso. Per quello avere e raccogliere queste informazioni che possono poi essere divulgate, non so, anche in Turchia, Io sono stata in Turchia e ho parlato, poverini, loro sono spessissimo sottoposti ad eventi sismici. Addirittura c'è una dottoressa molto brava che è venuta poi ospite da noi e fanno un tipo di terapia in cui hanno costruito una specie di container con le molle sotto e lo fanno vibrare e quindi fanno, sì, una specie di desensibilizzazione. È vero, verissimo. Sono stata a Istanbul, tra l'altro, appunto in un periodo in cui stava anche presente la regione, siamo stati a vedere questa sorta di tremore indotto alle persone, si chiama proprio desensibilizzazione. Non lo so quanto sia efficace, francamente non lo so, però insomma è un tentativo che loro stanno facendo per cercare di aiutare la popolazione, le persone a tranquillizzarsi. E infatti, per di assimilare... No, ma io ci credo. Cioè, che succede? E poi, no, devo dire che c'è una cosa, questa cosa interessante, perché devo dire, quella notte a casa mia anch'io ho sentito una serie di rumori che non sono riuscita a localizzare. Poi ho capito, alcuni dipendevano dall'armadio che batteva sul muro. Io, per esempio, per esperienza, adesso già non ce l'avevo prima, non metterò mai più un armadio in camera da letto. In camera da letto dormirò solo col letto e magari un comò. Mai guardaroba. Tanta gente da noi, purtroppo, ha subito l'ineluttabile perché è cascato l'armadio sul letto, no? Quindi mai più una camera da letto con un armadio dentro, un guardaroba. E allora mi ricordo di questa sensazione dell'armadio che batteva contro il muro, avevo una cassettiera, sono passata attraverso il muro, la cassettiera, con i cassetti che si aprivano, non riuscivo a passare perché si aprivano tipo psycho, no? E si chiudevano. Questo, ripeto, è una cosa che anche questa, se non ve la raccontassi, cioè se ve la raccontassi e voi foste, che ne so, milanesi o genovesi, che magari non avete subito qualcosa di questo tipo, vi lascia abbastanza distaccati. Sì, poverini, oddio. Successo. Si chiama condivisione sociale, cognizione sociale. Dispiaciuta. Oh. Questo che dice lei mi piace molto, lo sa perché? Perché quando una persona come noi, adesso, provate a immaginare voi prima e voi adesso, che vedete per esempio anche una cosa dolorosa come un bambino magari maltrattato oppure un bambino denutrito che sta male, che reazione avete? Esagerata rispetto a prima o più fredda secondo voi? Perché? Ma perché ve lo dico io? È cambiato il cervello. Abbiamo subito una modificazione del funzionamento, tutti noi qui dentro, del nostro cervello. Adesso ve la mostro. Allora, abbiamo questo sintomo. Prima abbiamo parlato di evitamento, questo sintomo che è una traduzione inglese emotional numbing. È una specie di paralisi emozionale, la voglia di ritirarci. Qualcuno di voi avrà visto sicuramente film che rappresentavano i militari, i veterani, no? Che facevano questi militari? Si chiudevano in casa, non uscivano, cioè quello si è ammattito perché è tornato dalla guerra. Perché? Perché non hanno più voglia? Perché diciamo, madonna, svagati, no? Stai in mezzo alla gente, stai meglio. Non fronteggiano più. Cosa è successo nel cervello di queste persone? Ed è quello che siamo andati a vedere.
Siamo andati a vedere proprio perché si altera la capacità di riconoscere le emozioni, di fronteggiarle, di essere empatici con gli altri, aumentata, alterata, non lo sappiamo, ma sicuramente diversa. E c'è la cosiddetta, scusate, anedonia. È un'anedonia finta. Immaginate uno schizofrenico. Abbiamo fatto una serie di studi simili a quelli poi a cui abbiamo sottoposto i soggetti con disturbo post-traumatico da stress a persone con schizofrenia, con delle immagini che forse abbiamo nel task, vero? Vediamo, adesso vado un attimo avanti poi torno indietro. Immagini come questa, aspettate, vediamo. Sì, diciamo, ecco. Bambini dietro le sbarre, bambini sofferenti, adesso non si vedono tanto bene, ma immagini anche molto molto angoscianti, molto stressanti. Lo schizofrenico ti dice, sì, vabbè. Il soggetto con disturbo post-traumatico da stress rimane impietrito, è bloccato. Cosa succede nel cervello di queste persone? Già la letteratura, allora, questo è un lavoro... Lasciate perdere l'inglese, ve lo racconto, è solo per mostrarvi che esiste una letteratura che ci racconta di altri popoli, di altre persone che hanno subito un evento stressante come il nostro. Sono le persone che hanno la memoria del cosiddetto 11 settembre. Vedete questa area? Questa piccola area che sta qui, si chiama amigdala. Ed è una pallina che è all'interno del nostro cervello che ci permette di processare... di processare le emozioni, cioè di elaborarle in maniera consapevole. C'è un'alterazione nel meccanismo di elaborazione delle emozioni da parte di questa struttura che prima era sana, poi cambia, non funziona più. Non lo dicono solo loro, lo dicono anche i cinesi. Dopo il terremoto, quei sopravvissuti al terremoto di 8.0 in Cina. Qui c'è anche un italiano, questo Machelli, che lavora con Sartori a Padova, un collega di Padova. E vede, stessa cosa, non solo l'amigdala, ma anche un'altra area che abbiamo trovato anche noi, che è qui più o meno nel cervello, che si chiama insula. L'insula è una struttura molto interessante, perché è una specie di porta delle emozioni. E quello che noi, un soggetto... che magari non ha subito un trauma, è un soggetto che ha invece avuto un trauma, gli permette di avere una reazione diversa. Se vedo io il bambino del Biafra che sta male, mi viene da piangere. L'altra persona sta male, dice, vabbè, però, insomma, sì, mi spiace, però per fortuna è lontana da me. Ho visto un film ieri sera, un film che avevo già visto, The Beach. Non so se l'avete mai visto. È un film, c'è Leonardo DiCaprio, una situazione molto particolare. Questi ragazzi che stanno su quest'isola e stanno lì e vivono e vogliono soltanto le cose belle. Uno viene morso da uno squalo, quindi sta morendo. Loro, per non sentire le urla, non hanno la benché minima condivisione empatica, lo prendono, lo sollevano, lo portano fuori, via, lontano. Ci rimane soltanto uno che penso studiasse medicina, questo ragazzo, quindi eticamente coinvolto nel dolore umano, poi cattolico. Tutti gli altri allontanano questo che si lamenta, lo lasciano morire da solo in una parte del bosco dove non vedono. È un po' quello che succede a una persona sana quando vede una cosa molto dolorosa, perché non si mette a piangere? Dovremmo piangere di continuo se ci guardiamo un barbone per strada, se guardiamo chi soffre, eccetera. Perché non lo facciamo? Perché abbiamo una struttura che controlla le emozioni, che in qualche modo governa questa reazione angosciante, che per noi però, per chi ha subito un trauma e non si è ancora ripreso, ancora non torna a funzionare così bene. Nell'altro caso, nell'esempio che vi ho fatto, è un iperfunzionamento. Io controllo, voglio solo cose belle, non mi interessa del dolore, lo allontano da me. Nel disturbo post-traumatico da stress, invece, questa capacità non c'è più, io mi allontano perché sto male, mi isolo, perché il mio dolore è così forte che non mi permette di gestirlo cognitivamente. Quello che abbiamo trovato noi in questo studio, complicato da raccontare, ma guardate un po' la stessa cosa. Questi sono gli aquilani. Sono aquilani che abbiamo messo dentro la risonanza magnetica un mese dopo l'evento sismico. Ma la risonanza magnetica è il posto più tranquillo del mondo. No, stavo dicendo, ma chissà se ve lo trovano.
No, dicevo, la gente che aveva paura. Noi, guardate, il posto più sicuro al mondo è il gantry della risonanza, indistruttibile. Quindi là dentro veramente si sta tranquilli. Parte il panico che uno può avere per stare dentro. Però sì, diciamo che sicuramente da un punto di vista del sisma, sdraiati dentro la risonanza si sta tranquilli, non ci succede niente. Questo era quello che dicevamo alle persone per metterli sdraiati, tra l'altro in un ospedale, come voi sapete, pericolante. Per fortuna la risonanza è in una zona, insomma, dell'ospedale che è bassa, non è all'interno dell'edificio, quello che poi, insomma, è stato evacuato, perché ed è una casetta singola che sta un po' sganciata, quindi diciamo... Diciamo, guardate, al massimo vi casca il tetto, ma se anche dovessi cascare il tetto, comunque voi state sicuramente più tranquilli di noi che siamo fuori dalla macchina, perché questo non si rompe. E quindi ce l'abbiamo messi là dentro, i poveri cristiani, purtroppo. E insomma, cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato un'alterazione molto importante di funzionamento dell'insula e dell'amigdala, un po' come avevamo trovato negli studi precedenti. E alcuni meccanismi di vicariamento, appunto, di digestione. Però in generale quello che vi voglio raccontare è che comunque il disturbo post-traumatico da stress dà gravissime, intendo dire quasi irreversibili, alterazioni di alcune funzioni, strutture neuronali, funzioni neuronali. Più che strutture, non si modifica, non sappiamo, devo dire non ci sono ancora dati in letteratura che ci dicano se anche la dimensione delle aree cambia, se la trasmissione delle informazioni cambia, sappiamo che cambia sicuramente la funzione e che sembra, insomma, che rimanga, perché tra l'altro quelli della Cina, del terremoto della Cina sono stati testati dopo 2 anni e anche noi stiamo lavorando con... sempre con lavori di tipo funzionale, abbiamo testato dopo 3 anni queste persone, vedete, nei soggetti sani presi da altre città, la corteccia frontale, quella che vi dicevo, che controlla, continua a funzionare bene, c'è un funzionamento adeguato, questi sono soggetti sani, la luce rossa dice questa è un'area che nei soggetti sani funziona bene, che non funziona invece nei soggetti che hanno subito un trauma, e vedete... ma ha un'influenza molto positiva sull'insula, cioè è come se ci fosse una trasmissione del controllo delle emozioni da parte della nostra corteccia, chiamiamola di controllo, sulle emozioni. Quindi le persone, lì si attiva l'informazione, io controllo l'emozione, e la passa ad altre strutture che sono più basse, che regolano le emozioni. Nei soggetti, vedete, dopo tre anni, guardate, è blu, guardate, qui è verde ed è una funzione attiva, qui è blu, è piccola, non controlla, rimane isolato e da sola funziona, vedete, la parte delle emozioni, sono sganciate, non c'è un rapporto, funzionalmente inadeguate. È una modifica, purtroppo... pensiamo, irreversibile, un lutto, cognitivamente un po', con un po' di lavoro cognitivo si recupera, ma rimane confinato nel nostro essere e modifica le nostre reazioni emozionali. In questo momento mi verrebbe da essere macabra, perché veramente, no, nel senso che ho vissuto delle situazioni, voi sapete c'è stato il processo Grandi Rischi, no? All'Aquila, questo processo in cui hanno testimoniato persone, io ne ho visti tantissimi, molti dei quali abbiamo sottoposto a questa risonanza, il dolore di una donna in particolare mi ha colpito, che ha perso il figlio, la nuora incinta e un bambino di 3 anni, lei con la consuocera si sono andati a litigare il materasso su cui erano morti. Sono stati cioè in causa perché volevano il materasso, cioè una cosa abominevole, no? Se voi ci pensate. Volevano avere, si volevano portare a casa il materasso su cui erano
Ma se lo sono andati a litigare proprio fisicamente. È una cosa secondo me angosciante. Questo dolore però non è facile da capire. Io ho provato poi anche a spiegare ai giudici in quell'occasione del processo cosa vuol dire questo dolore. Vuol dire il blocco cognitivo, non c'è, lì si capisce, ma come? Ma vi rendete conto che è assurdo? Oltre ad essere una cosa materiale che non vi dà niente, oltre ad essere una cosa macabra, oltre ad essere una cosa... Però quel dolore che provoca l'alterazione emozionale non è controllato da una struttura che ci permette di ragionare in maniera adeguata. È assolutamente sganciato dalla nostra volontà, prevale sul controllo cognitivo, si dice. Non è che poi avete brutti sogni stanotte, no, vi prego. È lo stesso. Sì. Certo. Immagino che per una persona che ha ancora questo dolore attivo, un'informazione, anche ascoltare queste cose potrebbe essere doloroso. Per altri invece è catartico, sì. Terapeutico, perché ci permette di capire. Io sono stata molto in dubbio se fare una lezione didattica sul disturbo post-traumatico da stress o se invece farvi vedere quello che farei vedere ai miei studenti, perché secondo me è giusto, come forse dobbiamo un po' cambiare, cioè non mai indorare la pillola. Le cose, soprattutto per quanto riguarda la scienza, vanno dette come sono. Poi certo, trasformate, adesso non vi vengo a dire cos'è l'analisi Granger, però sicuramente sapere, le persone sono in grado di capire cosa succede in un cervello, se glielo spieghi bene, e sapere cosa succede nel proprio cervello ci interessa a maggior ragione, rispetto che magari conoscere delle informazioni di base che non sono così direttamente apprezzabili, no? Abbiamo studiato l'empatia. L'empatia è un meccanismo, dicevo, sempre di base della relazione con gli altri. La stiamo studiando adesso, abbiamo raccolto, dopo 3 anni. Non ho i dati, ho soltanto un piccolo compito che fa vedere delle immagini, vedete, a valenza neutra, negativa, positiva, e chiediamo alle persone quanto ti senti emozionalmente attivato, quanto ti senti di partecipare, quanta angoscia c'hai. Vi posso solo dire, perché i risultati sono in via di elaborazione, che ancora dopo 3 anni... Non riescono le persone a processare le emozioni, soprattutto quelle angoscianti, quelle negative, in maniera... E a maggior ragione hanno la cosiddetta anedonia, quello che è piacevole per loro è meno piacevole di un soggetto sano. Quindi hanno come perso la ricerca del piacere, tra virgolette, il fatto di voler star bene, è come se fossero in qualche modo disincantati, disillusi, ma che me ne frega, tanto, per dire, vedo una torta, una persona che sta bene, dicevo, che bello, c'ho la torta, oppure no. Una persona che ha un dolore, ma sì, la torta è lo stesso che se mi mangio magari, che ne so, la frittata è uguale. Tanto, sempre così sto. L'anedonia, l'incapacità di voler cercare anche in qualche modo fare delle cose che ci fanno stare bene. Perché abbiamo un po' la disillusione del fatto che forse bene non ci staremo mai più. E questo, sapete chi ce lo dice questo? Il nostro cervello. Però non è che uno ha perso la voglia, voglio dire. Certo. Però in questo momento qua proprio vivi questa situazione, cioè che niente più ti fa piacere, cioè le cose che prima amavi fare, cioè per dire anche sempre c'è passeggiata, cioè ti condizioni, insomma dici non sarà più, sarà, tornerà come prima, cioè questo ti fa star male proprio. Esatto. No, e dunque, il discorso del ritornare come prima, qui io sono contenta, insomma, dell'intervento che mi ha preceduto, perché secondo me è importante intanto togliere lo stigma alla necessità di doversi comunque rivolgere ai servizi. È importante. Ora, io faccio il ricercatore, non curo,
no? Faccio la persona che studia certi fenomeni. Però è invece importante e fondamentale individuare quelle che sul territorio sono le risorse che avete a disposizione e non esitate a rivolgervi ai servizi che vi possono aiutare, perché secondo me appunto il discorso di superare entro i 2 anni, cioè di elaborare questa informazione entro i 2 anni dopo l'evento traumatico, è fondamentale per tornare a lavorare su di sé, a funzionare. È molto importante. E la paura a volte delle persone, cioè, ma adesso io ci vado, non ce l'ho fatta da sola, la gente pensa che io sto male, sono matta. Oh, però, no, lo so perché... però guardate che invece dobbiamo vincere lo stigma e questo è fondamentale, è importante non vergognarsi, perché scusate, ma se avete la dissenteria ci andate dal medico? E che differenza c'è? Vi ho dimostrato che non è, è un fatto organico, è una cosa, avete bisogno di aiuto. Io ho avuto bisogno di aiuto. Ho chiamato l'ingegnere, sono diventata un'ossessiva che va a controllare anche il bagno della scuola dove va mio figlio per vedere se può cadere qualcosa. Non è un'esperienza normale da vivere, è un'esperienza traumatizzante che va trattata negli ambienti idonei, da soli non ce la potete fare, cioè è necessario, certo c'è persone insomma che ce la fanno, sì, ma guardate, io prima ho detto una cosa bellissima alla vostra collega, io ho sofferto di attacchi di panico, mi ha salvato la corsa, io corro ancora adesso 40 minuti al giorno, certo adesso non tutti i giorni, ma prima lo facevo perché stavo male, quindi l'idea di girare, di avere l'angoscia, io mi ha salvato il fatto di correre, correndo ho modificato il mio stato psicologico, ma non vogliamo mica vergognarci di dire che abbiamo una condizione psicologica in cui è necessario aiuto, è necessario mettere in atto cosiddette strategie di coping, che ci servono per fronteggiare l'angoscia, lo stress, la paura che l'evento torni, che non lo sappiamo gestire. La paura che torni non si controlla, la paura, però quello che si controlla, e lo diceva anche prima la vostra collega, la mia collega, potete fare in modo che intorno a voi le cose siano gestibili, ripeto, l'ingegnere, il fatto di avere una via, non so, appunto, a casa mia avevo la porta finestra che si apriva e invece della serranda avevamo messo un pannello che buttandolo giù con la mano riuscivamo a uscire. Sembra assurdo. Le pensi tutte, le sedie spostate, se mio marito mi muoveva una sedia facevo la pazza, ma scherzi, così il bambino non può camminare, non può correre, non può uscire, gli avevo insegnato dalla televisione come faceva per arrivare alla finestra. A scuola la cosa che andavo a controllare è che le maestre facessero questa simulazione, poi lui aveva tutta questa cosa del capofila, del vice capofila, voleva fare il capofila, siccome facevano appunto gli insegnavano a scappare, a uscire, lui dice mamma non mi mettono mai a capofila, mi fanno fare sempre il capo chiudifila, che era l'ultimo perché era il più alto, e allora lui si arrabbiava, dice il capo chiudifila, mamma è l'ultimo, e dico sì, se l'hanno un po' indorata, però il capo chiudifila è l'ultimo, dice ma mi stanno a gabbare perché in effetti io sono proprio l'ultimo. Quindi insomma, questa però fa parte della capacità anche nostra di tranquillizzarci, è vero che non possiamo prevedere che ritorni, però possiamo attuare come hanno fatto in Giappone, un mio amico carissimo giapponese che lavora a Tokyo, ma la scossa di 8-7, che problema c'è? Veramente fanno come Mary Poppins, reggono il quadro, vabbè è passata, ci rimettiamo al lavoro e abbiamo visto tante simulazioni. Adesso no, ma si spera che questo fa parte poi della nostra capacità di resilienza. Dire anch'io adesso sto costruendo una casa, la faccio tutta acciaio e vetro, nonché cemento famoso, ho imparato tante cose, pur essendo psicologa e non ingegnere, il famoso cemento vibrato. Conoscete cos'è il cemento vibrato? Io me lo sono studiato. Cemento vibrato è un cemento che si usa per fare i ponti.
il dottor De Lorenzi saprà perché ha degli amici che fanno e allora praticamente lo fanno vibrare per levare le bolle, così diventa più forte e le bolle d'aria che corroderebbero le strutture di acciaio interne al cemento non si rovinano. Ho studiato tutto, so tutto sul cemento vibrato. Quindi, no, però immaginate e guardate, io sono appunto un esempio vivente di quello che abbiamo fatto all'Aquila. Chi come me si sta costruendo una casa sa tutto, si è studiato tutto sul legno, sulle qualità di legno, su come si deteriora, sul ferro, sul cemento vibrato, sul vetro, sui sistemi ecocompatibili di scambio di meccanismi, di scambio delle forze. Sono diventata un'esperta. È l'unico modo per fronteggiare la paura. L'unico. Non ne abbiamo. Io andavo a dormire al mare, la notte mi sognavo che veniva il maremoto. E questo è un disturbo post-traumatico da stress. Al mare, devo dormi? No, mi sognavo che arrivava l'onda anomala e mi portava via dal mare. È il cosiddetto flashback della paura, sintomo del disturbo post-traumatico da stress. Per i bambini, non voglio addentrarmi, la collega è stata bravissima, abbiamo fatto qualcosa, non molto, molte cose le ha fatte la mia collega psicologa dello sviluppo. Abbiamo usato delle scale che sono andate a valutare la reazione dei bambini agli eventi traumatici. Mio figlio non solo ha balbettato, ma non ha parlato per 3 giorni. Per 3 giorni non ha proprio proferito parola, per 3 giorni. Ovviamente nei bambini accadono delle cose che, ancora a maggior ragione, non possiamo gestire da soli. Per i bambini è necessario rivolgersi ai servizi di competenza, mai fare da soli nella gestione di un evento angosciante e stressante in un bambino. Quello che abbiamo visto è che, vi porto velocemente ai risultati, ovviamente aumenta, allora, vediamo un attimo, andiamo avanti sulle scale che non ci servono, questo è il campione, va bene. L'età è di 9 anni, Teramo 7 anni, abbiamo preso Teramo come controllo. Vediamo che cosa succede, questa è una tabella, poi vedremo anche i grafici. Ovviamente il punteggio è praticamente quasi il doppio, no? Rispetto a quello di bambini che non hanno il disturbo post-traumatico da stress. L'ansia non è così elevata, la depressione, la tristezza dopo 3 anni, si mantiene un certo grado di melanconia, di tristezza nei bambini. Lievitamento non è elevato, l'interazione aggressiva lo stesso. Ci sono, queste informazioni dei comportamenti inappropriati, eccetera, sono riportati dagli insegnanti, non dai bambini stessi. Quello che cambia è un po' una riduzione generale dopo 3 anni, considerate, immaginate che questi punteggi se fossero stati raccolti subito sarebbero stati molto più elevati nei bambini. Quello che cambia invece è la percezione delle emozioni, l'incapacità di capire, di riconoscere le emozioni negli altri. Sono come anche loro, come coartati, più portati verso la tristezza. Ovviamente i punteggi, come vedete, sono più elevati nella reazione agli eventi traumatici, nella scala della reazione agli eventi traumatici. Anche se non significativamente diversi, c'è un livello d'ansia un pochino più elevato rispetto ai bambini che non hanno un disturbo post-traumatico da stress. E poi, infine, vi dicevo, una riduzione nella capacità di comprendere le emozioni totali, nella tristezza e anche nella paura e nella rabbia. Finisco con questo studio che stiamo per pubblicare sull'International Journal of Disaster Resilience and Built Environment. Che cosa vuol dire? È un lavoro che abbiamo fatto mappando il territorio aquilano. Sapete che il governo Berlusconi all'Aquila aveva organizzato il territorio in 3 tipologie diverse, no, di abitazioni, cioè le abitazioni che potevano essere ristrutturate, le cosiddette MAP, moduli abitativi provvisori, e le cosiddette New Town. In tutto una popolazione di 5.000 persone, noi ne abbiamo estratto un campione del 10%, 503 abitanti, e abbiamo anche qui indagato, dopo 3 anni,
la soddisfazione e la comprensione delle questioni politiche nell'adattabilità degli inquilini. Ecco, questo è il territorio, così come lo abbiamo in collaborazione con la Regione. Abbiamo fatto la cosiddetta mappa zonale, poi abbiamo estratto a campione, abbiamo fatto dei questionari callback telefonici per appunto informarci su qual era la condizione della popolazione. Questi sono gli strumenti. Immaginate che abbiamo chiesto, consideri che i servizi messi in atto per i cittadini sono soddisfacenti? Poco, ci dicono. Il lavoro svolto dal Presidente della Regione è positivo, abbastanza, ma i servizi che ci hanno portato, i servizi per i cittadini, non sono tanto soddisfacenti. E questo è un dato importante, perché lasciare... E perché non sono soddisfacenti? Perché la popolazione non è stata informata in maniera adeguata. C'è un difetto di comunicazione. Questo che state facendo qui è importantissimo, la comunicazione. Se la Regione avesse organizzato dei seminari come questo all'Aquila, veramente saremmo stati, avremmo fatto la differenza con il grande disastro. Invece no, hanno fatto comitati cittadini che però alla fine si sono parlati tra di loro. E la gente li ha visti come negativi, perché erano portati semplicemente a criticare il lavoro svolto dalle amministrazioni. Questo non è piaciuto alle persone. È chiaro che ci sono delle grosse implicazioni, aumenta il livello di fiducia, aumenta la gestione nel comunicare, aumenta la sensazione di controllare quello che ci circonda, di comprendere. E questo studio è importante, questi studi sono importanti, dicevo prima con alcune persone, le informazioni sul territorio italiano sono pochissime, si risalgono al disastro del Vajont, quindi pochissime, non abbiamo dati. Mentre in Giappone, in Cina, in Turchia sono pieni di informazioni rispetto a quello che accade nella popolazione in queste situazioni e cosa è meglio fare. Un lavoro grosso lo ha fatto Save the Children per i bambini, ma non tanto per i bambini, per le famiglie. Quindi il lavoro, quello sulla resilienza che avete visto all'inizio, è un lavoro che io ho fatto in collaborazione con Save the Children. Poi se io lascerò la mail, vi voglio inviare l'opuscolo, anzi forse ce l'abbiamo sulla chiave, adesso vi lascerò qua sul computer l'opuscolo di Save Children, che vorrei che insomma faceste girare se possibile. Ce l'avete l'opuscolo? Sì, sì, ok, perfetto, l'ho portato perché non mi ricordo, non sapevo, sì, però è importante magari divulgarlo, perché comunque Save Children ha fatto un lavoro importante, non tanto sui bambini, quanto molto anche sulle famiglie. E poi volevo ringraziare l'Associazione Italiana di psicologia che ci ha finanziato, perché immaginate che quando noi, appunto, l'università era rasa al suolo, nel senso che lavoravamo nelle tende, abbiamo fatto tesi, studenti, eccetera, nelle tende, quindi il dottor Renato Cerbo, che è stato il veicolo di informazione con Save the Children, l'Università di Padova che ci ha sostenuto tantissimo in questo, la bioingegneria di Trieste e poi le persone resilienti per lo stress che gli provoco io, le mie collaboratrici e tutti voi per l'attenzione. Grazie. Bene, ringraziando davvero la dottoressa Mazza, io invito anche la dottoressa Diana a venire qui insieme a noi, perché adesso partiamo naturalmente col dibattito e con le domande, che è forse il punto più importante. Per rompere il ghiaccio io provo a farne una. Allora abbiamo, mi sembra di aver capito che dopo 3 anni dall'evento all'Aquila, insomma, se non si parla ancora di ferite aperte, quantomeno di cicatrici che faticano a rimarginarsi del tutto. Ecco, può ipotizzare che cosa sarebbe cambiato se l'Aquila fosse stata ricostruita e riabitata nel suo centro storico? Questo perché lo chiedo. Carpi non è stata danneggiata così tanto come alcuni paesini a nord, che invece hanno avuto i centri storici distrutti. Ecco, cosa cambierà se gli aiuti e la ricostruzione ripartirà a partire dal tessuto della comunità così com'era, o verranno costruiti centri ex novo, quindi i paesi cambieranno? Cosa cambierà per le persone, per la loro capacità di recuperare? Allora, l'Aquila, non so per quanti di voi sono stati all'Aquila, hanno visto l'Aquila. L'Aquila è veramente un patrimonio artistico notevole, e è impensabile pensare che possa essere ricostruito così com'era, no? Per intero. Veramente un carico economico davvero notevole, quindi è assolutamente
impossibile immaginare di ricostruire l'Aquila quella che era. Però è anche vero che se si fa lo sforzo di ricostruire il centro storico, di riportare all'Aquila quei locali che erano lungo il centro storico, e dare una sistemata magari ai palazzi che in qualche modo possono favorire la riaggregazione sociale, sicuramente la condizione dei cittadini e anche la voglia di recuperare, perché poi in realtà i cittadini aquilani sono forti, non sono diciamo persone che non hanno risorse. E poi le persone hanno sempre risorse nel momento in cui stanno bene psicologicamente. Il benessere psichico è già di per sé una risorsa. Se poi è favorito da quello che un sistema organizzativo fornisce, quindi la ricostruzione, quindi l'aggregazione sociale, non può che sicuramente fare bene, migliorare. Grazie. Se avete domande, insomma, c'è una domanda in fondo. Nel corso del tempo, cioè se io guardo le due esperienze che sono state vissute, forse la nostra a livello di vite umane perse è sicuramente minore, senza non togliere perché già c'erano 26 vittime, no, di troppo, sicuramente 26 contro 300 fa una notevole differenza. Mi chiedevo se questo fattore, dove sicuramente, no, la perdita di vita umana così alta coincide ancora, no, maggiormente rispetto a un processo di evoluzione favorevole nel superare un trauma, e quindi, come dire, magari per questa zona, cioè per questo fattore, può essere un pochino più facile non dover lavorare anche su questo aspetto della propria vita, no? Perché sì, è vero, abbiamo visto di tutto, abbiamo una paura intrinseca dentro, no? Cioè doversi abituare, doversi ricostruire rispetto a alcune cose, però tutto sommato, cioè il tessuto sociale non ha avuto una perdita così alta, e quindi sicuramente può essere, come dire, un prospetto di diagnosi più favorevole. Allora, sicuramente il problema, sicuramente la perdita di un numero così ingente di persone provoca, oltre al disturbo post-traumatico da stress, anche un ulteriore disturbo che è quello dell'elaborazione del lutto. Poi chiaramente il fatto che tutte queste persone siano morte, devo dire anche un po' per incuria umana, come sta dimostrando, non è che lo dico io, lo sta dimostrando questo processo, no? Il palazzo, la casa dello studente, sappiamo com'è andata, i ragazzi, che io, un paio di studenti miei,